Amici del campionato di promozione, appassionati del Resultato San Lorenzo, un caloroso benvenuto a tutti qui dallo stadio Lelio Catella di Alcamo. Siamo pronti per assistere agli ottavi di finale, gara di andata della Coppa Italia. Di promozione in campo il Resultato San Lorenzo su un campo difficile, quello dell'Alba Alcamo. Sul punto di battuta c'è il capitano Giampiero Clemente, seguiamo questo calcio d'angolo. Parte Clemente, pallone messo in mezzo, Marco Clemente e poi il tocco! Sotto porta del Resultato San Lorenzo che la sblocca subito con Davide Rizzo, 1-0. Pietro Rosselli era in fuorigioco, il giocatore del Resultato San Lorenzo, ma era stato bravo lì il portiere a non farsi trovare impreparato. Intanto attacca l'Alba Alcamo con il bel pallone tutto solo al centro dell'area, il mancino e poi il gol! La rete dell'Alba Alcamo, il pareggio! Si è aspettato un secondo per vedere la posizione, ma è tutto regolare. Parità ristabilita subito. La firma è quella di Butera. Pallone messo in mezzo. Occhio perché va giù Vitale. Calcio di rigore per il Resultato San Lorenzo. Arriva il fischio. Parte Clemente! 2-1. Resultato San Lorenzo che torna in vantaggio dal dischetto. Pallone messo in mezzo, ci prova Marco Clemente, palla che rimane buona per Mercanti e cerca lo scambio con Clemente, doveva andare in modo più incisivo Mercanti, poi bella la palla per Giovenco che è in posizione regolare, mette in mezzo Giampiero Clemente, arriva con la testa sul cross di Gabriele Giovenco, il 3-1 del Resultato San Lorenzo, mette a segno la doppietta Giampiero Clemente. Ancora Rosselli, tiene il pallone, Rosselli riesce bene a farla passare in mezzo a due giocatori avversari per far correre Gabriele Giovenco, c'ha la soluzione sulla destra per Marco Clemente, fa tutto da solo, invece Giovenco che si defila sulla sinistra, ce l'ha sul mancino, la palla che poi finisce in rete con l'infortunio di Cipro e la grandissima realizzazione di Gabriele Giovenco, perché frutto di un'azione testarda, insistita, tanta presenza nella metà campo nero rosa. Magari il Resultato si era affidato un po' di più alle ripartenze. Clemente, bella la palla dentro verso Giovenco che supera un avversario e trova un gol pazzesco. Gabriele Giovenco, mamma mia che giocata! La rete del 5-1 di Giovenco, una palla d'oro di Giampiero Clemente e poi una giocata fuori categoria, quella di Gabriele Giovenco. Prova la spizzata Alberto Montoro, riesce a portarla avanti, bella la palla per Spina, entra in area di rigore Loris Spina, corre il controllo, prova a buttarsi dentro Marco Clemente, Spina, palla che finisce in rete, l'idea di Loris Spina che poi trova anche un paio di deviazioni, e 6-1 per il Resultato San Lorenzo.